Ha detto bene Beppe della relazione che c'è tra imprese e manager. No? Io volevo proprio a questo punto spendere due parole per spiegarvi cos'è Federmanager, ma veramente 30 secondi. Federmanager è l'organizzazione dei manager, dei dirigenti, ma vengono chiamati manager perché? Perché il dirigente è colui che ha una figura precisa definita dal codice civile, che quindi è un lavoratore dipendente. No, che i dipendenti sono poi divisi in operai, impiegati e dirigenti. In realtà in questo momento, per ragioni storiche, probabilmente sempre di più andando avanti, coloro che hanno un'alta responsabilità nelle aziende non è sempre detto che siano assunti come dirigenti, magari hanno dei rapporti giuridici di lavoro di tipo diverso, magari un consulente, quello che volete, no? Però per dirigente quindi si intende quello con quel contratto, invece come manager si intende tutti coloro che operano con alta professionalità nelle imprese industriali e dei servizi. Questi siamo noi. Tanto per avere dei numeri, siamo organizzati su base provinciale, anche se adesso le province spariranno, vediamo come si fa. Quindi io sono presidente di Federmanager Torino, provincia di Torino, che ha 5.500 iscritti, quindi sono tanti. Ci sono anche i pensionati dentro, perché però allontanano sempre di più l'ora della pensione, quindi no, abbiamo una vita lavorativa, ma tutti, anche voi, evidentemente. E come ci rapportiamo con le imprese? Abbiamo la stessa sorte, scusa Beppe, provo a dire, siamo consorti nel senso letterale della parola. E se le imprese vanno bene, noi andiamo bene, ma se noi andiamo bene anche, se noi lavoriamo male, le imprese vanno male. Cioè noi pensiamo di essere coloro che sostengono le imprese. Ha detto bene Beppe, c'è l'imprenditore che a volte magari fa anche il dirigente nelle imprese piccole, spesso fa solo l'azionista magari. Però coloro che fanno le strategie, fanno le tattiche, gestiscono, sono i dirigenti o i manager. Quindi sono coloro che in questa fattispecie di questo progetto alternanza scuola lavoro devono portare avanti la parte maggiore, assieme ai dirigenti scolastici, che qualcuno mi diceva che continuano a essere chiamati presidi, però va bene, però sono i dirigenti scolastici, no? C'è l'associazione nazionale presidi, no? E cui il presidente Giorgio Rembaglio, che conosco bene, beh, ecco, perché poi il Federmanager, i presidi o dirigenti scolastici, i dirigenti della Banca d'Italia, della funzione pubblica, eccetera, siamo poi tutti insieme in una confederazione che si chiama CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda. Cosa fa la CIDA? La CIDA guarda le politiche trasversali, per esempio quando si parla di pensioni tutti siamo accomunati dal problema pensioni, no? E quindi si fanno delle azioni comuni in questo senso. Quindi noi siamo consorti con le aziende, quindi ben volentieri ci facciamo carico di questo carico. È un piacere, è un onore ed è un onere ovviamente, perché i dirigenti comunque devono sottrarre magari tempo al loro lavoro per fare questo. Però nella nostra missione, la missione di Federmanager, non c'è solo quella di contrattare con loro il contratto, perché questa è, noi abbiamo un'anima sindacale, perché il contratto dei dirigenti lo firmano Federmanager e Confindustria. Nel contratto è previsto che ci siano degli enti cosiddetti bilaterali, cioè enti che noi gestiamo insieme per certi scopi. Uno di questi è Fondi Dirigenti, tra l'altro abbiamo qui Carlo Poletterini che è il presidente di Fondi Dirigenti, che dobbiamo ringraziare perché è venuto da Cagliari, qui in mezzo a noi. Facciamo anche questo qui è un sempre, certo, lo so che chiude. Deve chiudere il no, però sì. Tu poi sei nel consiglio, no? Fondi dirigenti, perché è stato messo in sé? Perché, come diceva appunto Gerzi, i dirigenti hanno bisogno poi di formazione. Noi in questo momento siamo i primi, no? Abbiamo subito il job ante litteram, nel senso che il nostro contratto prevede licenziamento tu senza tutele se non tipo economico. Cioè uno viene preso, giusta causa o non giusta causa, gli si danno i soldi che il contratto prevede, viene mandato a casa e si cerca un altro posto. Prima era un'abitualità che accadeva abbastanza raramente, adesso no, adesso con i problemi che noi abbiamo, no, nella nostra società i licenziamenti sono molto frequenti, se è ristrutturazione continua dovremo convivere con questo modo di essere. E quindi il Fondi Dirigenti è un ente di supporto che aiuta non solo quelli licenziati ma in corso d'opera a stare
diciamo, sempre aggiornati rispetto all'evoluzione dell'industria, no? In modo tale da diventare preziosi in termini di know-how eccetera. In questo caso mi sembra che sia un intervento, quello che fa fondo dirigente, importante, visto che coinvolge le due parti, i due azionisti, Confindustria e Federmancia. Quindi siamo consorti, fondo dirigente finanzia questa cosa, no? E poi come Federmanager abbiamo anche l'ambizione di portare la nostra professionalità a servizio della collettività. E questo è proprio il caso. La scuola non è una cosa avulsa dal nostro essere. Le industrie vanno bene se i manager sono bravi, i miei manager sono bravi, se la scuola prepara delle persone tali che possono poi con rapidità diventare manager. Non si impara a scuola a diventare manager. Tutti i manager che sono qui hanno fatto, io ho fatto il mio liceo, ho fatto l'università, poi sono arrivato, per mia fortuna, lo dicevo prima Berta, in Olivetti, no? Adesso non c'è più l'Olivetti, o meglio c'è ancora perché la tele è come l'Olivetti, però era una, per coloro che lo sanno, un'officina, era una scuola di manager, e lì ho imparato, insomma l'ho fatto come impiegato, ero uno dei primi programmatori, io ho una laurea in matematica e allora i matematici erano coloro che facevano i programmatori di computer. Poi ho fatto la mia carriera, però il primo impatto è stato relativamente traumatico. Io venivo da un liceo scientifico, fatto all'università a Pavia, perfetto, andato lì, zac, e mi sono trovato immerso in un mondo che non conoscevo e ho dovuto costruire. Perché è fortunato? Perché l'Olivetti era una fabbrica, modello, accogliente, no? Era tale per cui i servizi mi hanno tolto tutta una serie di problemi logistici, quindi c'era proprio la possibilità anche di arricchirsi dal punto di vista culturale. Non è sempre così. E quindi forse cominciare a creare negli studenti dei licei e delle scuole e degli istituti tecnici, dove forse i tecnici professionali, qualcuno mi diceva, ho fatto un incontro tra l'altro con Fabrizio Manca, con il professor Roberti, c'è qualche una settimana fa, mi spiegavano che gli istituti tecnici e professionali già praticano l'alternanza scuola-lavoro, però come? In modo pratico e spontaneo. Quello che si vuole fare, e poi che ho capito io, con questa legge e con questa esperienza è razionalizzare il tutto, cercare di omogeneizzare il metodo e il modo in modo tale che i ragazzi che poi approcciano le aziende, quando saranno assunti, siano già in grado di capire dove vanno finire, ammesso che la varianza dell'industria non superi in velocità questo, però questo qui è il nostro modo di essere. Più che un saluto è diventata cosa forse un po' eccessiva, però ci tenevo a dire di questo, e quindi sono d'accordo, Federmanager c'è in questo progetto che serve a creare questa piattaforma e ci sarà anche dopo, perché io penso che anche noi attraverso delle azioni di volontariato potremo magari intervenire proprio come manager, come in modo strutturale, magari come dicevi tu Beppe, con degli interventi per raccontare, no? Magari divisi per temi, che cos'è magari una produzione, che cos'è un laboratorio di ricerca in un'impresa che è diverso da quell'università, che cosa vuol dire fare strategie d'azienda, per esempio, che magari sfuggono ai più. Tutto qui, grazie e buon lavoro.